Come tutti ben sapete, il 23 marzo esce Batman v Superman, attesissimo crossover del mondo cinematografico DC. E quale miglior modo di arrivare al film mettendo in ordine di incredibilità, in una scala che va da meraviglioso a Batman Forever, i film sul supereroe più oscuro di tutti i tempi. Piccola nota, non ci sono nella classifica i Batman del 1943 e del 1966, che non reggono il confronto con il cinema moderno. Quindi abbiamo deciso di lasciarli fuori ed invitarvi a vederli se volete essere propri e più sapienti sull'argomento. Iniziamo! Il tentativo del regista Joel Schumacher di dare un nuovo tono alla saga dopo il mood gotico fumettoso conferitogli da Tim Burton è un fallimento. Non sappiamo cosa gli sia venuto in mente quando ha pensato che Gotham City dovesse essere illuminata di neon verdi e rossi. Non sappiamo cosa gli sia venuto in mente quando ha dato al monoespressivo Val Kilmer il ruolo di Bruce Wayne, Batman. Anche Tommy Lee Jones, solitamente una garanzia, qui fa la macchietta della macchietta di due facce. Il concetto di fumettoso in questo film è portato all'estremo ed il risultato non è certo positivo. Due cose si salvano: Jim Carrey, che fa Jim Carrey ma vestito da enigmista, e la colonna sonora degli U2, quando ancora facevano musica. Vi basti sapere che lo stesso regista, Joel Schumacher, lo stesso del film precedente, ha detto che questo film è una cacata. Ed è un pensiero condiviso da chiunque. Gotham City illuminata come se fosse un enorme campo per giocare ai laser game. I ridicoli gadget di Batman come la Bat carta di credito. Una pletora di nemici ridicoli. Batman e Robin che si contendono le donne nel film. Ed allora perché non è l'ultimo nella nostra classifica? Perché nutriamo una simpatia innata verso Clooney, che interpreta un Bruce Wayne tutto sommato non male, e Schwarzenegger nei panni di Mr. Freeze. Ma se dovessimo esprimere un giudizio analitico al di là delle simpatie, sì, questo film è una schifezza. L'hype per questo film era spaventosa. Dopo Il Cavaliere Oscuro, le persone erano in trepidante attesa per la degna conclusione della trilogia di Nolan, ma le aspettative non furono pienamente rispettate. Nonostante il ciclo di Bruce Wayne e dei suoi demoni interiori si chiuda perfettamente, a mancare in questo caso è la presenza di antagonisti degni di nota. Certo, Bane è un ficone, ma il confronto con Joker pesa e non riesce a reggere questo fardello. Senza parlare di Talia al Ghul, che non dà emozioni e lascia veramente poco allo spettatore. Un grande film, comunque, che sarebbe però potuto essere molto meglio. Qui Tim Burton stava cominciando a dare segnali di quel sano squilibrio visivo che lo avrebbero presto portato a diventare il Burton che conosciamo bene oggi. Il tema gotico oscuro, già visto nel suo primo Batman, è molto più pompato ed i personaggi effettivamente sembrano i prototipi di quelli che vedremo successivamente in Alice nel Paese delle Meraviglie. C'è nuovamente Keaton nei panni di Batman, fortunatamente aggiungiamo noi, c'è un fantastico Danny DeVito nei panni del Pinguino, c'è uno squilibratissimo Christopher Walken e soprattutto c'è Michelle Pfeiffer nei panni di Catwoman. Tutto giusto, tutto legittimo, direbbe Luca Giurato. Peccato che il film abbia incassato sensibilmente meno del primo. Sul gradino più basso del podio troviamo il film più sottovalutato della trilogia di Nolan. Sottovalutato perché dopo la schifezza di Batman e Robin del 1997 bisognava dare una vera scossa al franchise. E nessuno ricorda che questo film ha risollevato le sorti del personaggio in maniera fenomenale. Qui si narrano le origini del Batman e Nolan riesce a fornire quel perfetto mix di epicità e iperrealismo che hanno fatto dimenticare il tono scherzoso dei film di Joel Schumacher. Un grande cast, una grande storia e finalmente un grande attore che interpreta Batman danno a Batman Begins il merito di essere il perfetto inizio della trilogia nolaniana. Peccato per gli incassi non altissimi, ma si sa, la gente non capisce nulla. Un cult movie degli anni 80, gotico e poco illuminato al punto giusto. Tim Burton ispiratissimo alla regia, Michael Keaton perfettamente calato nei panni di un Bruce Wayne un po' impacciato al cospetto della ninfa Kim Basinger, ma soprattutto Jack Nicholson nei panni di Joker, la faccia più inquietante di Hollywood che interpreta il cattivo più squilibrato dei fumetti in maniera quasi perfetta, magistralmente sopra le righe, tanto che ancora oggi si dibatte su chi sia stato il miglior Joker fra Nicholson ed il compianto Heath Ledger. E la colonna sonora di Prince accompagna il tutto in maniera inconfondibilmente anni 80. Che meraviglia! Come poteva essere altrimenti? Al primo posto c'è quello che per noi è senza ombra di dubbio il miglior film di Batman e uno dei migliori action movie mai realizzati. Qui tutto è andato alla perfezione, musiche, scelta degli attori, trame, sottotrame, quel finale che ti lascia l'amaro in bocca e quel senso di sospensione che ci ha lasciato l'ansia fino all'uscita del seguito. Un Batman corroso dall'incertezza viene sfidato in campo aperto dal più grande villain mai ritratto su schermo, il meraviglioso Joker di Heath Ledger. Lo spettatore non ha vissuto solo una battaglia, ma una profondissima analisi dell'eterna lotta fra il bene e il male, e sarebbe lecito aspettarsi che il bene trionfi. Invece, ed è qui il genio del regista che è anche sceneggiatore con il fratello, nessuno trionfa. A dominare è il caos, l'unico vero motore del mondo.
Ricordate la bellissima serie animata su Batman che tutti noi nati negli anni 80 abbiamo visto da piccoli? Ecco, visto l'enorme successo nel 1993, la Warner realizzò Batman la maschera del fantasma, un piccolo capolavoro d'animazione che molti ritengono addirittura la migliore avventura mai realizzata sul Cavaliere Oscuro. Vi consigliamo assolutamente di andarlo a ripescare. Questo è tutto, noi vi salutiamo, io sono Tico e l'altro è Stefano, ma adesso non può registrare, quindi lo dico io. Ricordate di iscrivervi al canale, di visitare la nostra pagina Facebook e di andare sul nostro blog blog.screenweek.it. Vi ricordo inoltre di scaricare la nostra app Screenweek TV, che trovate gratis sull'Apple Store e sul Google Play. Ciao!